Elisabetta, 17 anni, faccio la quarta superiore. Ciao, sono Emanuele, ho 16 anni, faccio seconda superiore. Ciao, sono Filippo, 13 anni, frequento la terza media. Ciao, sono Michele, ho 12 anni e frequento la seconda media. Ciao, sono Lia, ho 10 anni e frequento la quinta elementare. Ciao, sono Esther ho 9 anni e frequento la quarta. Ciao, sono Maddalena, frequento la seconda e ho 8 anni. Ciao, sono Giuditta, ho 5 anni, faccio l'ultimo giorno d'asilo. Sono Rachini. Ho 3 anni. Ciao, sono Giuseppe, ho 2 anni e faccio il bambino a casa. Sono Maria Caterina, sono l'ultima arrivata e ho 11 mesi. Davide e io siamo sposati da 19 anni, abbiamo 12 figli, 11 qua e uno in cielo. E la nostra di avere tutti questi figli non è stata una scelta, ma siamo stati guidati fin dall'inizio, da quando ci siamo conosciuti, nel nostro fidanzamento, nella scelta del matrimonio, vivendo giorno per giorno, affidandoci veramente al Signore, perché abbiamo sperimentato che la felicità viene soltanto facendo la volontà di Dio. Quindi la gioia di aspettare i figli, tanto quando abbiamo saputo che aspettavamo il primo, come la dodicesima, così quando sono nate, così anche quando abbiamo affrontato anche e quando affrontiamo tutti i giorni le difficoltà quotidiane. Per noi siamo la normalità, la nostra famiglia è una famiglia assolutamente normale. Ci alziamo al mattino, abbiamo la sveglia alle 6, abbiamo un tempo per pregare, un tempo in cui tutti, chi apparecchia il tavolo, chi aiuta a vestire i più piccoli, usciamo tutti dalle 7 alle 7 e un quarto del mattino, usciamo tutti di casa, perché i due più grandi, chi prende il treno, chi ha comunque la scuola superiore, inizia prima. Alle 7 e mezza andiamo a messa in Duomo, tutti, usciti da messa ogni ragazzo va, raggiunge la sua scuola, lui va a lavorare e io vengo a casa con i più piccoli, faccio le faccende di casa, preparo pranzo. Per noi è importante la domenica mattina passare la fede ai figli, in semplicità, interrogandoli, parlando con loro su cosa è successo nella settimana, che si possa parlare, per metterli in guardia, soprattutto quello che li sta circondando, no? Tutti i giorni Dio provvede e mi dà di più di quello che merito. Questo me l'ha fatto sperimentare, tutti i giorni sì, mi manda a casa 3 volte alla settimana, mi manda a casa una panetteria che mi fornisce il pane, ma la stessa cosa è nel vestire. I nostri figli vanno in giro che sembrano dei principi e delle principesse. Ma dovessi dire che io ho comprato qualcosa per i nostri figli, di quello che hanno addosso, sarebbe una bugia grande, che tutto mi è stato regalato. Dovessi tenere tutto quello che mi porta la gente, perché abbiamo 12 figli, non mi basterebbe un capannone di 400 metri quadrati. Comunque la cosa che importa a noi, preoccupazione, no, dei nostri figli, il domani, no? La gente dice, ma come puoi pensare a mettere al mondo dei figli, no? col mondo, con la società come adesso? Ma per noi l'unica preoccupazione è passare la fede, che il Signore provvederà, come ha fatto una storia con noi, il Signore farà una storia con loro.